Inquinamento ambientale ed effetti sulla salute è stato il tema al centro di un incontro promosso presso il liceo classico De Sanctis di Trani. Tra i relatori anche il dottor Antonio Lorusso, specialista in medicina del lavoro, igiene ambientale ed ergonomia. Lo ha avvicinato per noi Francesco Rossi. La situazione delle cave fumanti è solo una delle emergenze di questa città. Gli indicatori che vengono anche dalla ASL con il registro tumori mostrano alcuni segni tangibili degli effetti dell'inquinamento sulla salute dei cittadini. Sì, effettivamente i dati epidemiologici di cui disponiamo dimostrano che c'è un eccesso di rischio per alcune patologie. Tenendo conto che abbiamo individuato numerose fonti di inquinamento ambientale, è molto probabile che ci sia una correlazione tra queste esposizioni ad inquinanti ambientali e l'insorgenza di patologie, così frequenti, quindi un eccesso di rischio che non ci dovremmo aspettare per la nostra regione e per il nostro tipo di, diciamo, economia produttiva. La discarica chiusa per disastro ambientale, le cave fumanti, che cosa devono attendersi i cittadini? Beh, i cittadini devono attendersi un intervento tempestivo e soprattutto definitivo, perché fino ad ora sono stati un po' messi in atto degli interventi così tampone, senza magari fare un'analisi approfondita che mi risulta sia ancora in corso, per poi programmare un intervento risolutivo. Come far capire ai cittadini che si tratta proprio degli effetti sulla salute? Beh, i cittadini, da quello che ho potuto vedere anche con la mia attività di medico, non sono molto ben informati su questo. Bisognerebbe un po' informarli meglio su tanti aspetti riguardo ai rischi per la salute e anche ai corretti stili di vita. E dovremmo essere anche noi, come categoria di medici, ad informarli meglio, perché mi sembra che la percezione del rischio sia, il rischio sia molto sottovalutato, ecco. Si parla di corretti stili di vita, per l'appunto, uno pensa che debba mangiare frutta, verdura, poi si scopre che frutta e verdura coltivati nei territori in prossimità delle discariche rischiano di peggiorare la situazione. Che fare allora? Sì, allora, il fatto di avere un'alimentazione varia è corretta e imprescindibile. Per quanto riguarda poi il fatto che ci possano essere dei contaminanti nei terreni, là è necessario che ci sia un intervento dell'ARPA che faccia come già sta facendo, ma comunque io dico che i controlli non sono mai abbastanza, quindi fare un monitoraggio attento e accurato dei terreni, delle acque e dell'aria per poter rendere sicura e tranquilla la popolazione, altrimenti si crea solo allarmismo, magari uno tende ad avere dei comportamenti alimentari condizionati da delle paure a cui non si può mettere un freno perché non ci sono dei dati chiari e rassicuranti per la popolazione.